Ho dovuto lottare per troppo tempo. Nessuno mi ha mai voluto capire veramente. Tutti mi odiano. Ormai il telefono non squilla più. Amore, amicizia, cosa sono? Sono soltanto parole. La gente brama l'amore, ne parla, ci crede, ma tutti fingono. Sono solo attori, attori di un film chiamato vita. E la vita è talmente sottile che non vale la pena sprecarla. Un bacio, una carezza, una parola di conforto ad un amico, gesti al vento, soltanto perdita di tempo. Ho amato io una volta, ma cosa credete? Ho amato veramente tanto. Davo solo quello che lei cercava. Ma lei stava recitando. Voleva solo un uomo come gli altri. Insensibile, sicuro di sé, bello, con i soldi, un po' stronzo. Ma soprattutto non doveva essere se stesso. Doveva essere una fotocopia del gruppo chiamato società. Ormai sono qua e non me ne frega un cazzo. Aspetto la morte. Forse è l'unica vera amica. È l'unica vera amica. È l'unica vera amica. Luigi! 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 Chi sei? Chi sei? Vai via! Vattene! Luigi, nessuno è solo. Tu sei arrabbiato col mondo, è comprensibile. Hai saputo donare amore? E non hai ricevuto niente in cambio. Ma vedi, l'amore non deve essere necessariamente ricambiato. Tu devi farlo perché lo senti dentro, ogni giorno, ogni attimo. Sei in grado di farlo. Ma come tutti gli esseri umani, puoi scegliere. Come posso scegliere? Ormai la mia vita è segnata. No, te la scrivi tu. Come? Guarda, questo è il libro della tua vita. No, non è vero. Non esiste quel libro. Ora puoi scegliere. O continui a scrivere riempiendo le pagine fino alla fine, o ti fermi all'ultima frase che hai detto. Ora devo andare. Fai la tua scelta. Ma sono io. Non è possibile. Sei morto, ti sei ucciso, avevi ancora molto da fare. La vita è un dono che va difeso con tutte le forze, ma ormai tu hai fatto la tua scelta.